Bentrovati alla prima edizione del TG6, apriamo parlando di economia, una ripresa ancora debole per un Abruzzo che presenta una economia duale. Questo quanto emerso dai dati macroeconomici presentati dalla CISL Abruzzo e Molise. L'economia oggi viene definita da voi duale perché? È duale perché l'economia presenta due velocità, una velocità connessa alla grande impresa, da un lato è la piccola impresa che viceversa non corre, e dall'altro lato al fatto che un settore, quello industriale, riesce a produrre e riesce anche a stimolare l'occupazione, mentre abbiamo dall'altro lato il terziario che è legato alla piccola impresa, è legato al mercato interno, che viceversa registra una perdita occupazionale, e questo dato è riferito esattamente al primo trimestre del 2016. Quindi noi abbiamo un prodotto interno lordo che recentemente, come ha stabilito la Svimez, è aumentato del 2,5%, e dall'altro lato viceversa, come dicevo, abbiamo una situazione complessiva occupazionale che non è assolutamente una situazione stimolante. Quali sono le proposte della CISL? Con la Regione abbiamo firmato un patto per lo sviluppo, in precedenza era stato firmato il master plan. Prevedono 109 interventi su progetti che hanno scadenze e risorse già stanziate, una parte quella nazionale, una parte le risorse europee regionali. Se riusciamo a realizzare nei due anni previsti, 2016-2017, i 109 progetti che sono infrastrutturali e riguardano l'economia e prevedono interventi per 630 milioni, noi riusciremo di euro, noi riusciremo a dare quell'impulso alla nostra regione che ha assolutamente bisogno di darsi una scossa, e questo secondo noi può essere la scommessa. È se riusciamo a realizzare, se la struttura regionale, la macchina regionale, noi vigileremo, saremo molto attenti, perché su questo abbiamo scommesso parte della nostra credibilità importante. Ed ora la cronaca: resta in carcere Daniela Lorusso, 42 anni, accusata insieme al figlio Michele Grosso, 22 anni, di aver tentato di uccidere il marito, un 52enne di Spoltore, somministrandogli il farmaco Coumadin, un potente anticoagulante. Lo ha deciso il GIP del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, che ha respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare. Il giudice inoltre ha respinto anche la richiesta presentata dall'avvocato di Andrei Edwin Mosquera, il colombiano residente a Silvi, accusato di lesioni personali aggravate in concorso ai danni del marito della 42enne. Il colombiano, che secondo l'accusa sarebbe stato assoldato da madre e figlio per aggredire la vittima, resta quindi agli arresti domiciliari. Il presunto piano omicida messo a punto, sempre secondo l'accusa, da Lorusso e Grosso, è stato scoperto dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pescara e dal NAS, che sono intervenuti e hanno salvato la vita al 52enne. Un centauro ha perso la vita in un incidente nei pressi del Passo delle Capannelle. In serata, auto a fuoco sotto la galleria del Gran Sasso in A24. E quanto è accaduto ieri, vediamo il servizio di Giorgio Alessandri. Domenica da dimenticare sulle strade e le autostrade dell'Aquilano. In un tragico incidente ha perso la vita un centauro di Chieti Scalo, Fabio De Torre, nei pressi del Passo delle Capannelle, lungo la statale 80 che collega Teramo all'Aquila. L'incidente, nel quale è rimasto coinvolto un altro motociclista, è avvenuto nel tratto tra Arischi e Campotosto, in provincia dell'Aquila. In base ad una prima ricostruzione, il primo motociclista, De Torre, si è schiantato contro un muretto all'altezza della lapide di un ragazzo morto proprio in quel punto nell'agosto 2009. Il motociclista è caduto a terra e il secondo centauro lo ha colpito, scontrandosi poi con il fuoristrada che viaggiava dalla corsia opposta. De Torre, dopo il violento scontro, si è alzato e si è tolto da solo il casco ed è finito subito in coma. Intubato e portato insieme al secondo motociclista all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, a bordo dell'ambulanza, è morto poco dopo. Il secondo centauro è ricoverato con numerose fratture ed è in gravi condizioni. Illeso il conducente del fuoristrada. Non coinvolto nel drammatico incidente un terzo motociclista. Nella serata, momenti di paura sul tratto dell'A24 dentro il traforo del Gran Sasso in direzione L'Aquila. Una Peugeot 205 rossa con 4 persone a bordo, padre, madre e 2 ragazzi, ha infatti preso improvvisamente fuoco all'altezza dell'ingresso dei laboratori di fisica nucleare.
I passeggeri non hanno riportato ferite o ustioni. Sono riusciti infatti ad accostare l'autovettura ed uscire dall'abitacolo, non appena è cominciato ad uscire il fumo dal motore, per poi andare completamente a fuoco. I quattro si sono riparati dentro un'altra auto che si è fermata a prestare soccorso. Una lunghissima fila, lunga oltre 10 km, si è creata all'imbocco della galleria e il tratto autostradale tra San Gabriele e Coledara è stato chiuso in entrata dalla società Strada dei Parchi. L'ingorgo sull'autostrada, solo a partire dalle 21, ha cominciato a defluire. Oltre 200 paia di scarpe sportive, centinaia di magliette, pantaloncini, costumi da bagno e borse con marchi contraffatti. Poi cocaina, marijuana e hashish detenute oltre il quantitativo consentito, tabacchi lavorati nazionali venduti senza licenza. Questo è il risultato dei sequestri effettuati in questo fine settimana dalla compagnia della Guardia di Finanza di Vasto nel corso dell'operazione Estate Sicura. I finanzieri, coordinati dal capitano Marco Garofalo, hanno eseguito controlli in numerosi esercizi commerciali nella riviera vastese, unitamente a unità cinofila, hanno effettuato posti di controllo sulle strade di collegamento e nelle prossimità di discoteche del luogo. Infine è stata recuperata anche una Nissan Micra risultata da accertamenti corpo di reato e rubata nei primi giorni di luglio. E a Pescara, nel quartiere Fontanelle, due persone con disabilità sono bloccate in casa da 20 giorni per un guasto all'ascensore. Vediamo. Al civico 39 di Fontanelle, periferia di Pescara, più di un diversamente abile è bloccato in casa da più di 20 giorni per il guasto all'ascensore. Ora, da voi è già stata fatta la segnalazione al comune, già da 10 giorni, perché la competenza appunto è del comune, ma ad oggi non avete avuto ancora risposta. No, assolutamente no. Vengono, cambiano un pezzo e poi vanno via dicendo che quel pezzo non andava bene, pertanto dovevano trovare un altro pezzo adatto a... Loro hanno detto che la ditta è fallita, pertanto i pezzi non si trovano, dovrebbero trovarlo, magari arrangiare qualcosa, ma mi sembra assurdo che nel 2016 si debba ancora fare queste scelte qua. La signora che abita sopra al quinto piano sta su una sedia a rotelle e sono 20 giorni che non riesce ad uscire. Questa, poi ce n'è un'altra addirittura che purtroppo fa la chemioterapia e quando torna a casa dopo aver fatto la chemio capite che è debole, non riesce a salire, anche lei deve andare al quinto piano, impiega circa 20 minuti per arrivare a casa. Non mi sembra normale, d'altra parte parliamo di un ascensore e il comune dovrebbe intervenire immediatamente. I rappresentanti di WWF, Legambiente, FAI e ARCI si sono dati appuntamento questa mattina al trabocco Punta Tufano di Rocca San Giovanni per brindare allo stop del progetto Ombrina Mare. Andrea Costantini. Nel gioiello della Costa dei Trabocchi da giorni si può scorgere, alcune miglia a largo, una piattaforma imponente e alla vista anche piuttosto impattante. Ancora per poco, perché la struttura così delineata è il frutto in realtà delle operazioni di chiusura del pozzo del progetto Ombrina, che dovrebbero essere ultimate per metà mese. Il progetto Ombrina infatti è stato sventato, per questo oggi le associazioni ambientaliste si sono date appuntamento al trabocco Punta Tufano a Rocca San Giovanni per brindare al traguardo raggiunto, frutto di una lunga battaglia. Suon di cortei, proteste, manifestazioni. È veramente un risultato straordinario perché è rarissimo in Italia e anche nel resto del mondo che delle piattaforme con petrolio sotto costruite, insomma, per metà il lavoro era stato già fatto e smantellino a causa proprio dell'opposizione popolare. Quindi questo ci deve dare il coraggio, la forza di fare ancora di più, che i risultati si possono ottenere, le battaglie le si inizia e le si portano avanti e quindi da Ombrina impariamo che, ripeto, tutte le altre lotte ambientali qui in Abruzzo meritano lo stesso amore, lo stesso ardore, la stessa voglia. Gli ambientalisti tengono alto il livello di attenzione perché altri progetti, più o meno analoghi, incombono sul territorio regionale. Non è un merito delle associazioni ambientaliste, è un merito di tutti gli abruzzesi compresi quelli che sono nelle istituzioni, perché è stata una lotta di 8 anni che ha portato finalmente un caso abbastanza importante a smantellare un pozzo petrolifero che avrebbe provocato danni. Però purtroppo i problemi non sono finiti qua,
c'è Spectrum che incombe con i suoi spazi enormi, c'è i nuovi pozzi di Vasto, c'è il Parco Nazionale della Costa Etatina che dopo 16 anni, ormai 16 anni di attesa, non è ancora stato perimetrato, non è stato ancora varato ed è ora veramente di smettere di giocare col futuro degli abruzzesi. Gli abruzzesi hanno fatto delle scelte ben precise, occorre che la politica tutta e non soltanto delle piccole parti della politica si decidano ad accontentare gli abruzzesi, perché un futuro migliore è un futuro migliore per tutti. Oltre 4 milioni di euro per contributi di autonoma sistemazione erogati a persone che non ne avevano diritto. È uno dei risultati emersi dalla ricognizione attuata dal comune di L'Aquila dopo il sisma del 2009. Ascoltiamo. È un quadro desolante quello descritto dal servizio elaborazione dati del comune dell'Aquila, che ha effettuato una ricognizione delle informazioni contenute nella banca dati per l'emergenza in merito alle situazioni dei nuclei familiari su contributo di autonoma sistemazione e contratti degli alloggi del progetto Case. Sarebbero stati versati milioni di euro di cassa, contributo di autonoma sistemazione, a cittadini che non avrebbero avuto dovuto percepirlo e ci sarebbero contratti di assegnazione degli alloggi del progetto Case intestati a persone decedute. Stando al report stilato dal SED, sarebbero oltre 3.000 le famiglie aquilane che hanno continuato a percepire il contributo di autonoma sistemazione anche quando non ne avevano più diritto. L'ammontare del denaro finito indebitamente nelle tasche di questi nuclei ammonta a circa 4,4 milioni di euro. I dati sono aggiornati al 31 maggio 2016. Il comune è riuscito a recuperarne più o meno la metà dopo aver inviato oltre 1.500 lettere di richiesta di restituzione delle somme. Nel corso della sua ricognizione, il SED ha constatato come, nella maggior parte dei casi, siano state proprio le famiglie a non comunicare tempestivamente al comune, così come prevedeva la legge, l'avvenuta perdita dei requisiti e che solo grazie agli accertamenti compiuti dagli uffici comunali si siano potuti scoprire i casi di CAS illegittimo. Come a dire, insomma, che se non fosse stato per le verifiche fatte dall'amministrazione, i furbi avrebbero continuato a fare i furbi. Per questo il comune non si è accontentato di iniziare le operazioni di recupero delle somme intascate in modo irregolare, ma ha inviato i risultati del report alla Guardia di Finanza. Il dossier del SED ha scoperchiato diverse zone d'ombra anche nei contratti di assegnazione di alloggi del progetto Case. Dalla verifica, infatti, è emerso che 83 contratti erano intestati a persone defunte. Riguardo ad altre 176 posizioni, sarebbero stati riscontrati degli errori nell'intestazione dei contratti e nell'imputazione degli effettivi periodi di occupazione degli alloggi. Per tutti i casi rilevati, si tratta di 523 posizioni, si è provveduto a verificare sulla documentazione cartacea le effettive date di ricorrenza e rescissione dei contratti anche in caso di cambi di alloggio, contattando gli assegnatari nei casi di dubbia imputazione. Cambiamo argomento. Illustrati questa mattina i contenuti del protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo e l'Associazione Rifiuti Zero Abruzzo, sottoscritto nell'occasione il protocollo che prevede la realizzazione di un progetto sperimentale. Assessore, sostanzialmente il progetto sperimentale cosa prevede? Ma tende a perseguire quella politica che noi abbiamo ormai codificato con due espressioni unanime del Consiglio regionale, soprattutto con la delibera dell'aprile scorso di giunta regionale e con l'adeguamento del piano di gestione dei rifiuti, che non prevede nessun tipo di impianto di incenerimento, ma persegue invece una economia realmente circolare. Il protocollo inteso con l'associazione Zero Rifiuti, che è ormai attiva da oltre un anno sul territorio regionale, va verso questa direzione, ovvero si mettono in campo delle iniziative di natura sperimentale per quanto attiene il discorso della lotta agli sprechi alimentari, quindi coinvolgendo le mense scolastiche. Ci doteremo anche di un portale per indicare quali sono queste tipologie di azioni da mettere in campo e inoltre con la collaborazione del mondo commerciale cercheremo di reintrodurre quella sana pratica che un secolo fa si faceva, pur non conoscendo il termine economia circolare, che è quella del vuoto a rendere, quindi cercando di economizzare anche sulla quantità dei rifiuti da riciclare. E
la Regione Abruzzo ripropone il progetto riservato all'inclusione sociale. Abruzzo Include, questa mattina la presentazione dell'avviso pubblico per la selezione dei soggetti attuatori. Sono 3 milioni e 600 mila euro che andranno agli ambiti che progetteranno al meglio questi fondi, 3 milioni e 6 per combattere l'esclusione sociale, 3 milioni e 6 quindi per 8 progetti da 450 mila euro. Questo avviso di fatto è rivolto ai cittadini che sono esclusi per diversi motivi dal circuito lavorativo e quindi disoccupati di lungo termine, disabili, ex detenuti, ex tossicodipendenti, donne vittime di violenza, insomma una serie di cittadini davvero oggettivamente esclusi, cittadini in povertà, in stato di povertà. Questi cittadini verranno sostenuti, accompagnati in un percorso di occupabilità tramite un tirocinio di un anno all'interno delle aziende del tessuto imprenditoriale della propria provincia o del proprio comune. Abbiamo messo però una percentuale, i più di 500 cittadini che poi usufruiranno di questo tirocinio dovranno essere inseriti, il 60% dei 500 cittadini dovrà essere inserito nel circuito lavorativo privato, solamente il 40% nel circuito diciamo delle amministrazioni pubbliche. Perché? Perché solamente il privato poi consentirà eventualmente di avere un rapporto di lavoro dopo il tirocinio, perché nelle amministrazioni pubbliche è impossibile, come dire, se non grazie a concorsi. Quindi abbiamo spingeremo in questo modo gli ambiti a cercare imprenditori privati per far sì che questo progetto possa funzionare. Oggi, 1 agosto, esce l'avviso, il termine ultimo per presentare le domande sarà il 16 ottobre. Abbiamo dato, diciamo, un tempo importante e congruo. Torniamo all'Aquila, dove migliaia di persone hanno animato i 4 giorni della festa della Trebbiatura che si è svolta per il 10° anno nel comune di Tornimparte. Germania D'Orazio. È tornata rossa fiammante l'antica Trebbia sul piazzale di Colle San Vito per la 10ª festa della Trebbiatura. Con il pienone nelle 3 giornate, la manifestazione conferma il suo ruolo di scrigno che conserva e tramanda la tradizione contadina legata alle messi. Davanti a tanti bambini incantati e a grandi spesso nostalgici, i covoni sono arrivati a dorso di mulo e poi disposti nell'area della trita. I magnifici destrieri, allevati nel maneggio di San Vito, hanno corso sulle spighe per prepararle alla trebbia. E poi è partita la macchina delle meraviglie a separare i preziosi grani dalla paglia. Una festa tra le vie del borgo di suoni, colori e antichi mestieri e tanto cibo della tradizione tra i profumati olaci, l'immancabile pecora alla cottura e le dolci ciambelle. Tutto realizzato grazie alla forza e alla passione instancabile dei volontari dell'Associazione Colle San Vito. Passiamo alla pagina sportiva, l'ultima amichevole sul campo di Palena va agli archivi con la vittoria del Pescara sul Pineto per 4-1. Preoccupa la difesa non tanto per il gol subito quanto per gli infortuni, urgono infatti i rinforzi dal mercato. Andrea Costantini. Il Pescara chiude il ciclo di partite programmate sul campo di Palena superando 4-1 il Pineto. Prova non proprio convincente della squadra di Massimo Oddo, ma questo è in buona parte comprensibile perché con 2,5 settimane di lavoro le gambe non girano, imballate dalla preparazione. La voglia di ben figurare del Pineto, che peraltro è al lavoro da poco più di una settimana, ha fatto il resto. Semmai quello che può più preoccupare Oddo è la tenuta difensiva, ma soprattutto la questione infortuni. Appena prima del test l'allenatore aveva
espresso la sua relativa preoccupazione perché vorrebbe quanto prima quei rinforzi chiesti alla società. Neanche a farlo apposta, alla fine del primo tempo il centrale Andrea Coda è uscito dal campo toccandosi più volte l'inguine. Considerata l'assenza di Campagnaro per un risentimento ad un polpaccio e con Fornasier che praticamente non ha fatto la preparazione e secondo Oddo sarà pronto tra un mesetto, ecco che al 1° di agosto si può quasi parlare di emergenza difesa. Nel primo tempo Coda è stato affiancato dal baby Diallo. Nella ripresa con Zuparic al centro è stato adeguato un terzino, quale Biraghi. Urgono dunque rinforzi. La situazione Gyomber non potrà sbloccarsi prima del 5 agosto, quando il difensore slovacco farà rientro dalla tournée con la Roma, e allora nelle ultime ore il Pescara ha intensificato i contatti con l'entourage del difensore polacco del Legia Varsavia, Michael Pazdan, autore di un ottimo europeo. L'operazione tuttavia non è facile. Tornando al test con il Pineto, Oddo ha fatto ruotare in porta Pigliacelli, Aldegani e Aresti, tenendo fuori Bizzarri e il vice Fiorillo. Ancora buone indicazioni da Nicastro, autore del primo gol. Primo tempo chiuso sul 2-0 col raddoppio di Ben Ali. Nella ripresa bene il solito Caprari, autore del quarto gol e fautore del momentaneo 3-0 di Manai. Nel mezzo la rete del pinetese Antonini, la prima incassata in questo ciclo di amichevoli dei biancazzurri. Ancora interessanti i guizzi del baby del Sole, cui solo il palo ieri ha negato la gioia del gol. Il Pescara si appresta a chiudere il ritiro di Palena. Dopodomani si sale di livello come caratura di avversario. Almenti sfida contro il Vicenza, squadra di Serie B, allenata dall'ex Franco Lerda, nell'ambito del Memorial Morosini. Sabato prossimo a Castel di Sangro, amichevole col Celta Vigo, squadra di Liga Spagnola, partite che diranno molto di più sullo stato delle cose in casa Pescara, in vista delle prime gare ufficiali di Team Cup del 13 agosto, di campionato contro il Napoli il 21. E anche alla luce dei problemi della difesa, il mercato a tenere banco in casa Pescara, il tecnico Massimo Oddo ha espresso la sua preoccupazione perché la rosa non è ancora al completo. L'allenatore chiede almeno 3 innesti, uno per reparto. No, non sono preoccupato, non mi sono in cui io lavoro con quelli che ho. E purtroppo non è che posso fare altro. Io ho questi a disposizione, con questi lavoro. Poi la società sa benissimo quello che manca. Sicuramente provvederà, questo è normale. Quando arriveranno incomincerò a lavorare con gli altri, non ci sono alternative. Cosa devo farmi? Devo dimettere? Non ho capito. Cioè, ho detto prima inizialmente che la società sa benissimo cosa manca e io non mi accontento, semplicemente non mi accontento. Se avessi voluto sarebbe già completa la squadra, ma siccome ci sono tanti nomi che vengono proposti che si potrebbero chiudere, ma non sono giocatori che a me vanno bene, quindi non arrivano. Dipende quello che pensi tu del giocatore. Siccome il mercato non lo fate voi ma lo faccio io, se io valuto un ragazzo che per voi è 6, per me è 8, io faccio quello che penso io, non faccio quello che pensa la gente. A me della gente non me frega niente, sinceramente. Mi assumo le mie responsabilità. Se il giocatore andrà male mi assumo le mie responsabilità, ma a me non mi serve il nome, non mi serve il giocatore che prende una barca di soldi, non mi serve. A me serve il giocatore che io penso che sia funzionale e forte per questa squadra. Ma io sono preoccupato, io sarò preoccupato finché non arrivano i giocatori, ma questo penso che sia una cosa normale di qualunque allenatore. Voi provate a chiedere a qualsiasi allenatore se... Quindi sei preoccupato, no, ma sì, ma è una preoccupazione relativa, cioè nel senso che è normale che un allenatore sia preoccupato. Vi ho detto, io avrei voluto avere la squadra perfetta quando sono fatto il ritiro, ma è una cosa impossibile per qualsiasi allenatore, quindi finché non arriva un giocatore un allenatore è sempre preoccupato. E dopo il test col Pineto, il presidente Sebastiani ha tranquillizzato sull'operato della società: stiamo lavorando per prendere giocatori che rispondano ai requisiti dettati dal mister. Su Valerio Verre conferma: se la Sampdoria lo vuole, tiri fuori 6 milioni. Paolo Renzetti. Beato lui, che è preoccupato. Io non lo sono preoccupato perché il mercato funziona così e Massimo lo sa bene, quindi non si deve preoccupare. Anche l'anno scorso mancavano gli elementi, eravamo preoccupati. Poi alla fine, quando arriva il momento di fare quei giocatori giusti che sono funzionali alla nostra squadra, la società farà quello che deve fare. È chiaro che tutti gli allenatori vorrebbero avere la squadra pronta il giorno prima, poi quando gliela dai pronta il giorno prima magari cominciano a fare delle amichevoli e vedono che c'è sempre qualcosa che manca. Noi sappiamo benissimo che con Massimo parliamo tutti i giorni, quindi sappiamo benissimo quello che manca, ci stiamo lavorando e sicuramente poi Massimo avrà la squadra
per giocarsi questo campionato. Pizarro e Simeone sono svaniti, poi Balotelli e Osvaldo, ha detto lo stesso Oddo, non sono giocatori alla portata del Pescara, ma allora molti si chiedono qual è l'attaccante che potrebbe fare in questo momento mercato alla mano al caso della formazione biancazzurra. Ma guardate, noi ogni anno abbiamo sempre portato giocatori che potevano fare al caso del Pescara. È chiaro ed evidente che Balotelli e Osvaldo non sono giocatori per il Pescara, ci mancherebbe. Ma d'altronde se Balotelli e Osvaldo avessero la voglia di giocare come sanno giocare, probabilmente sarebbero in squadre ben più importanti adesso. Però al di là di tutto noi abbiamo e dei profili nostri che stiamo seguendo, che rispondono sempre alle stesse caratteristiche, giovani, bravi, che vogliono arrivare e che hanno voglia di mettere tutto quello che hanno in campo. Noi siamo il Pescara, non siamo né la Juve, né il Milan, né le altre squadre. Samp è tornato all'assalto per Berra. Berra è un giocatore del Pescara, io ho dato le mie condizioni sapendo che magari Verre può, anche avere, però, può anche avere voglia di fare un'esperienza diversa, però al momento c'è solo un fatto, che Verre è il giocatore del Pescara, Pescara detiene il cartellino, l'ha pagato e quindi chi vuole Verre deve pagare. No, dico, ma la Samp si è avvicinata, 5 milioni di euro ci risulta, no, l'altro ieri. Capito, non si è avvicinata, io ne chiedo 6, quindi ce ne manca uno, cioè, se da voi un milione è poco. Però si potrebbe fare a questo punto. Cioè, ma non lo so se si può fare, noi non abbiamo intenzione di far uscire Verre, cioè, questo è fuori incedibile discussione. Verre sì o no? Per noi è incedibile, il giocatore, il suo entourage probabilmente hanno voglia di fare esperienze diverse. Se c'è questa volontà è chiaro che noi non possiamo legare nessuno, ma sicuramente dettiamo le condizioni. Andiamo in Lega Pro, il Teramo esce a testa alta dalla Team Cup ad Alessandria. I biancorossi sono stati superati 2-1. Inutile il gol di Carraro. Nel dopogara il commento dell'allenatore teramano Lamberto Zauli. Ascoltiamo. Sono abbastanza soddisfatto per come la squadra ha giocato, per le occasioni create, perché si è giocata testa alta contro una delle migliori società, squadre di tutto il panorama della Lega Pro. E quindi vado via rammaricato per il risultato, quindi sarebbe riuscito a passare il turno e avere la possibilità di giocare con una squadra di categoria superiore la settimana prossima, che ci avrebbe permesso di fare una partita ancora molto importante. Quindi non c'è allenamento migliore per giocare per crescere. Ci archiviamo, riorganizzeremo questo mese finale fino all'inizio del campionato, lo riorganizzeremo facendo migliori. E va bene, l'importante è che la squadra abbia aumentato un po' di autostima dopo questa partita, che crede in quello che facciamo tutti i giorni, e cercheremo di commettere meno errori di quelli che abbiamo visto oggi. Il nostro obiettivo è quello di fare un campionato ambizioso, perché giustamente la società lo è sottoscritto, lo sono tutti i giocatori che sono venuti, quindi senza fare problemi di nessun tipo, noi vogliamo fare un campionato da protagonisti. Questo vorrebbe dire cercare di centrare i playoff, che quest'anno sono allargati, quindi per me sarebbe questo l'obiettivo principale. Il mercato è ancora aperto per voi? Ma penso che sia aperto un po' per tutte le squadre, siamo a un mese ancora dalla fine del mercato, penso che ci siano ancora tanti giorni nelle rose, ci sono tante valutazioni da fare, adesso affronteremo tanti amichevoli per cercare di trarre il massimo di quello che questi ragazzi stanno dando, e poi cercheremo assolutamente sicuramente di migliorare, di rendere sempre più competitivo questa cosa. Ed è tutto per questa prima edizione del TG6, l'appuntamento con il TG6, ricordo, torna puntuale alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.